Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, bentrovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi come sempre Antonella Intrenò. Ugo Lombardi. Ciao, Salutiamo la regia centrale Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, bentrovato. buonasera, buonasera a tutti quanti Ciao, dalla ciao. regia centrale. Bene, vai Antonella. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo, bentrovato. Buongiorno. Buongiorno. Annunciamo che l'ospite di quest'oggi è Giorgio Bongiovanni, il direttore di antimafia2000.com, il nostro direttore che collegheremo a brevissimo. E assieme naturalmente parleremo, discuteremo di quella che è la grave situazione internazionale che dopo gli attacchi con i gas, l'attacco chimico col gas sarin avvenuto una settimana fa nella provincia di Idlib in Siria, ha scatenato una serie di un Allora, preoccupazione. susseguirsi, insomma, di fatti davvero estremamente, per cui l'attenzione a livello internazionale è salita decisamente a livelli preoccupanti. Ma di questo naturalmente discuteremo con Giorgio Bongiovanni a brevissimo. Per intanto io passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e subito dopo a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti di nuovo. Chiediamo scusa per questo piccolissimo ritardo dovuto a qualche aspetto tecnico. Bene, allora ricordo a tutti gli amici che questa sera andiamo in onda come al solito su tutto il network, quindi su tutte le radio che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Nui Radio sempre da Modena. Ovviamente siamo anche sulla Web TV, però questa sera siamo presenti solamente sui canali Facebook, sul canale Facebook e sul nostro sito radiosaiuz.it. Comunque la chat è aperta per chi volesse fare domande, insomma, quando siamo in diretta lo può fare tranquillamente, può tranquillamente intervenire. Anche i commenti accettiamo, no, Antonella? Assolutamente, anzi, Assolutamente. sollecitiamo i nostri ascoltatori a farlo. Ok, benissimo, a te, come si dice, la palla, Antonella. Grazie Rosario. Approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori naturalmente l'indirizzo web per scriverci info@spazioaperto@gmail.com. Noi siamo sempre pronti a ricevere i vostri suggerimenti anche rispetto alle tematiche da affrontare durante le nostre trasmissioni. E adesso passo subito la linea a Massimo per gli aggiornamenti, dopodiché Rosario penso che possiamo collegarci con Giorgio. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Dunque, subito in primo piano il killer ricercato, questa persona molto pericolosa, terribile. Dunque, continua la caccia. Sappiamo anche il nome, Igor Vaklovic, alias Norbert Fer, indagato per gli omicidi di Budrio e Porto Maggiore. Oggi c'è stato un vertice tra gli inquirenti di Bologna e Ferrara alla caserma dei carabinieri di Mulinella per fare un punto sulle ricerche che procedono da 4 giorni con circa 800 militari dei corpi speciali dei carabinieri. Sarebbe stata evacuata una zona del Ferrarese tra Campotto e Lavezzola. Nella zona delle ricerche è sparita una piccola imbarcazione di un contadino usata per muoversi usata appunto per muoversi dal ricercato, e quindi non si può escludere che l'abbia appunto presa questo. Riaperto a Budrio il bar dove è stato ucciso Davide Fabri. Ecco, nel frattempo hanno riaperto l'esercizio commerciale dove appunto è successa quella tremenda disgrazia ad opera di questa bestia di uomo dall'est. Giriamo pagina. Dunque passiamo, naturalmente speriamo che lo prendano. Passiamo all'estero, andiamo a Dortmund per gli inquirenti tedeschi, l'attacco al bus del Borussia a Dortmund ha una motivazione terroristica, anche se il motivo esatto resta incerto.
due i sospetti appartenenti ad ambienti islamici, uno è stato arrestato. Per i media si tratterebbe di un 25enne iracheno, mentre l'altro uomo nel mirino degli inquirenti sarebbe un 28enne tedesco. Gli ordigni esplosivi contenevano punte metalliche, una si è conficcata nel poggiatesta di uno dei sedili del bus. Un atto ripugnante, condanna Angela Merkel. In un documento di rivendicazione, la richiesta di ritiro dei Tornado usati da tedeschi in Raid Siria. Mosca. Per Mosca la nuova bozza di risoluzione ONU sull'attacco chimico in Siria è inaccettabile. La Russia ha annunciato che opporrà il veto al Consiglio di sicurezza ONU sul nuovo progetto di risoluzione elaborato da Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti. Il progetto è inaccettabile nella stesura attuale. Voteremo contro se i nostri soci non accoglieranno le nostre richieste e insisteranno nel promuoverlo artificialmente con l'unico obiettivo di obbligare la Russia a un nuovo veto, ha detto il vice ministro degli esteri. Vediamo se abbiamo delle notizie dell'ultimo momento. No, non ci risulta niente, dunque alle 18:44 restituisco la linea alla regia centrale per poi noi risentirci con gli aggiornamenti. Attenzione, non alle 19:25 perché dobbiamo andare avanti con il settimanale televisivo, ma bensì alle ore 22 e 2 minuti. È tutto per il momento, a voi e buon programma. Grazie Massimo. Allora Grazie, Massimo. Rosario, noi siamo ancora in attesa di avere il collegamento con Giorgio Bongiovanni, Sì. Sì, direttore di Antimafia 2000, mi pare, giusto? certamente. Appena riusciamo a, diciamo, a tirarlo dentro, insomma. Ad avere una condizione ottimale di collegamento. Sì. Benissimo. Allora, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che proprio con Giorgio quest'oggi discuteremo della situazione internazionale che, come dicevamo in apertura, ha visto un impennarsi del livello di tensione proprio a partire da una settimana fa, vale a dire da martedì scorso, quando è stato sferrato un attacco chimico sulla città di Khan Shaykhun nella provincia di Idlib in Siria e sono stati purtroppo 74 i morti, di cui almeno 20 bambini, ed è stato forse questo il dato che ha sconvolto, ma oddio, ha sconvolto. Purtroppo siamo oramai abituati a notizie di questo Certo. genere. Quotidianamente giungono nelle redazioni notizie su stermini, uccisioni di bambini, vuoi per armi chimiche, vuoi per armi convenzionali, vuoi per fame, che è un'altra terribile arma utilizzata. E, quindi è stato questo che evidentemente ha creato il maggior impatto psicologico. Fatto sta che da quel momento in avanti la situazione, i vari equilibri che sembravano essere tali, perlomeno fino a quel momento, si sono deteriorati, per cui si è giunti ad uno scontro, ad un'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza nei rapporti tra Stati Uniti e Russia innanzitutto. Sembrava che con l'elezione di Trump potesse addirittura essere possibile una sorta di coalizione, comunque una forma di rapporto estremamente distesa tra le due superpotenze, cosa che naturalmente ora sembra essere venuta meno, considerate anche le ultime dichiarazioni di Trump, che richiede un'estrema chiarezza da parte della Russia rispetto a quelle che sono le sue intenzioni nei confronti dell'alleato siriano. In più ci si è aggiunta la tensione estremamente alta con il dittatore nordcoreano Kim, aiutami Ugo, che ha un nome Kim abbastanza. Jong-un, Kim Jong-un, un dittatore della Corea del Nord, che ha definito figlio di dittatore, inaccettabile, beh sì, figlio e nipote di dinastia di dittatore. dittatori, sarebbe più corretto dire.
della Corea del Nord, che ha definito inaccettabile il conseguente attacco aereo degli Stati Uniti sull'aeroporto siriano, e questo naturalmente ha contribuito a creare una situazione estremamente difficile quanto poco chiara. Anzitutto, poco chiaro è l'attacco chimico sferrato sulla città di Khan Saigun nella provincia di Idlib. Dobbiamo ancora capire, e questo speriamo di poterlo fare con Giorgio, che ancora non vedo in linea purtroppo, bisogna ancora capire effettivamente quell'attacco da chi sia stato sferrato. Se è stato Bashar al-Assad a effettuare questa rappresaglia contro i ribelli, ammonito anche e soprattutto. Eccoti Giorgio. Ecco Giorgio. Buonasera Giorgio, ciao. Mi senti Giorgio? Buonasera Giorgio. Buonasera. Ecco, noi ti sentiamo malino in realtà. Buonasera a tutti voi, Antonella, al mio. Mi sento. Noi ti sentiamo male, Giorgio, cercheremo di capire quello che ci dici, insomma. Dunque, noi stavamo così facendo un piccolo quadro della situazione rispetto a quella che sarà la nostra conversazione di questa sera. Siamo partiti dall'attacco chimico sulla città di Khan Shaykhun nella provincia di Idlib esattamente una settimana fa e la conseguente strage di bambini che c'è stata. E di lì poi il susseguirsi di eventi che hanno portato ad un innalzamento davvero preoccupante della tensione a livello internazionale tra Stati Uniti, Siria, Russia e ora anche Corea del Nord. Volevamo innanzitutto con te, Giorgio, cercare di fare chiarezza proprio su quell'attacco che ha determinato il crollo degli eventi. Un attacco sul quale ancora oggi ci sono molti dubbi. Non è ancora chiaro se è stato effettuato dal regime di Bashar al-Assad come monito contro i ribelli e contro i ribelli in Siria o se altra sia la verità. La tua opinione a riguardo, Giorgio, qual è? Giorgio? Sì, mi sento, voi mi sentite? Ecco, ora sì, ora Sì. sì. Se ci sono problemi, casomai mi chiamate al telefono, altre soluzioni. Io a questo punto ritengo che sia la Perfetto. soluzione migliore perché evidentemente con Skype non va bene il collegamento questa Allora, sera. Sì, chiamatemi al telefono, ti chiamiamo sul tuo telefono, Giorgio, è meglio, grazie. va bene. Ok. Ok, a dopo. Allora, Rosario, tu hai già il numero di Giorgio o provvediamo a passartelo? Perfetto. Allora, ce la faremo, ascoltatori, non preoccupatevi. Questa sera riusciremo a parlare con Giorgio e a capire che cosa sta avvenendo nel presente e tenteremo anche di così trarre un po' le conclusioni e capire che cosa ci aspetta in futuro. Naturalmente siamo tutti molto preoccupati e molto attenti. E Giorgio sicuramente potrà darci delle indicazioni e delle delucidazioni rispetto a quanto dicevamo in apertura di programma. Per cui ora passiamo il numero a Rosario di modo che si possa effettuare un collegamento che ci consenta di capirci Sì, e di far Antonella, comprendere soprattutto a voi. Prego, Massimo. guarda, intanto che fate questo passaggio tecnico, vi do una notizia. Sì. Dunque, il Senato ha votato la fiducia apposta dal governo sul decreto legge sulla sicurezza urbana. I voti favorevoli sono stati 141, i contrari 97 e gli astenuti 2. Il provvedimento già approvato dalla Camera diventa quindi definitivo. Beh, perfetto. Benissimo, perfetto, grazie Massimo per la notizia. E vediamo un po' se riusciamo ad agganciare Giorgio Rosario. Certo, sto chiamandolo, adesso appena risponde Antonella, perché se ci sarà. Sì, Evidentemente si trova in una zona con pochissimo campo, credo che il sì. problema sia Eccolo qua, quello. eccolo qua. Eccoti Giorgio. Pronto? Giorgio, ci senti? Sì, voi mi sentite? Sì, Sì, ti adesso sentiamo. sì, finalmente. Allora, non so se la domanda che ti ho posto prima è arrivata, visto che c'era qualche difficoltà nel sentirci. Sì, motivata. Benissimo, Se volete. ok. Certo, come no. Allora, intanto buonasera, ripeto, al mio amico dottore, a te Antonella, a Grazie, Rosario Giorgio. Grazie. e a tutti gli amici e colleghi collegati. Dunque, per rispondere alla tua domanda,
devo fare una premessa, Antonella, perché altrimenti non si capisce niente. E la premessa è questa: quello che sta succedendo oggi nel mondo, e nel caso specifico del Medio Oriente, è un risultato, un effetto di una causa politica, noi sappiamo che è anche spirituale, ma in questo caso mi soffermo solo alle situazioni politiche, militari ed economiche della regione e del mondo intero. Nasce tutto da due motivi, moventi o cause, chiamateli come volete. Una è meramente politica, strategica, economica, militare, e l'altra è religiosa, puramente religiosa. La Siria da sempre è una nazione, da sempre, diciamo, ovviamente da dopo la Seconda Guerra Mondiale, non parlo di storia del passato, è un paese legato all'Iran e anche in parte del Libano, perché dove va di qua l'Iran? Aspetta, scusate che siamo in macchina, c'è un problema. Pronto? Eccoci. Sì, ti ascoltiamo, Giorgio. Allora, è stata sempre legata all'Iran, perché il paese della Siria prevalentemente è, le persone, i cittadini, i governi sono di tradizione islamica sciita. Mentre, come lo è l'Iran, invece tutto il resto del mondo islamico è sunnita. Poi parleremo un giorno di queste correnti di Maometto. Assolutamente è il caso. E che come la Chiesa Cattolica Cristiana, anche la religione di Maometto si è divisa in correnti. Noi abbiamo il cristiano cattolico, l'ortodosso, l'evangelico, loro hanno le loro chiese sciita, sunnita, e quella dell'Arabia Saudita, addirittura ancora più radicale, la Wahhabita. Quindi la situazione del Medio Oriente è una situazione gravissima, perché parte già da una rivalità e un odio viscerale religioso. Dopodiché, perché il Medio Oriente è una regione la quale vuole essere, per ragioni di forza e di potere, dominata dall'Arabia Saudita, che è alleata strategicamente dell'Occidente, cioè degli Stati Uniti d'America. Viene contrastata questa autorità appunto dall'Iran, potenza molto forte in quella regione, e l'Iran ha legato a sé la Siria e parte del Libano. Invece l'Arabia Saudita ha tutto il resto del mondo arabo con sé. E quindi stiamo parlando di lo Yemen, dove c'è una guerra civile, stiamo parlando del Qatar, stiamo parlando della Giordania, tranne Israele, che come sapete è tutta un'altra storia. Certo. Allora, la Siria da sempre politicamente è legata all'Unione Sovietica, attuale Russia, per ragioni economiche di prodotto interno lordo, scambio commerciale, militare e quant'altro. L'Iran lo stesso, è legata da sempre, anti-americana, legata da sempre all'Unione Sovietica, cioè alla Russia e alla Cina. Da sempre andiamo ripetendo, dopo l'attentato dell'11 settembre, che l'Occidente, America in primis, cerca spazi di territorio per sopravvivere alla catastrofe economica che vive al suo interno e politica, creando delle guerre un po' qua e un po' là, che è l'unica ragione economica per la quale l'America sta in piedi, altrimenti già era andata in default, era fallita. Ora, è vero che questo signore Assad non è certamente
un presidente del Consiglio o primo ministro di un paese civile, ma nessun governo che appunto governa in quell'area è un ministro o presidente pacifico o democratico, sono tutti più o meno tiranni. Addirittura l'Arabia Saudita è una monarchia assoluta, sono tutte false democrazie. L'unica democrazia, per quanto voi sapete che io critico aspramente la politica di Israele, però l'unica democrazia vera, cioè dove c'è la gente che va a votare, c'è una campagna elettorale, c'è un'opposizione e c'è una un governo, è Israele. Poi se questa è una vera democrazia Israele eccetera è un altro paio di maniche, come anche la nostra apparentemente una democrazia, ma tutto sommato la gente va a votare e vota a chi gli pare, non c'è il soldato fuori dalla porta che gli dice devi votare all'Ayatollah o al re. Quindi Assad è una scusa che lui il tiranno, il dittatore, ma perché l'Arabia Saudita non sono dittatori e tutti gli altri non sono monarchie assolute appoggiate dall'Occidente, e l'Arabia Saudita non sta sparando e uccidendo bambini nello Yemen. Voi non so nemmeno se sapete, tu lo saprai Antonella perché sei insieme al dottore, siete comunicatori, ma la gente non lo so se lo sa che nello Yemen c'è una guerra civile che sta causando centinaia di migliaia di morti. Sì. E bombardati con le nostre armi italiane e quelle americane. Sì. Ma nessuno dice niente. No. E quindi è una grande contraddizione. Andiamo al conflitto siriano. Il conflitto siriano si sono insediati causa del governo debole, causa crisi economica, crisi politica, crisi anche spirituale, perché no? La Siria è stato scelto come territorio fattibile per i contendenti in corso della politica mondiale. Prima era stato l'Iraq è stato devastato, non c'è più niente, quelle poca gente che c'è muore di fame e ci sono solo militari nostri, italiani, americani, che attaccano questi pseudo ribelli. Poi vedremo che cosa sono i ribelli e che cosa è l'ISIS. L'Afghanistan è stato devastato con una guerra inutile, sporca e illegale nel 2003, organizzata dal signor Bush senza autorizzazione dell'ONU. L'Iraq abbiamo visto che cosa è successo, abbiamo visto che cosa è successo quando abbiamo spodestato a Gheddafi. Dico abbiamo perché l'Italia era presente, quindi noi abbiamo partecipato all'uccisione di fatto del tiranno libico, mentre per 30-40 anni ci è andata bene perché addirittura comandava in Italia essendo azionista della Fiat, della Banca Nazionale del Lavoro, della San Paolo, aveva azioni nella Finmeccanica, prima ci andava bene, poi non c'è stato più bene e lo abbiamo ucciso. Questa era una parentesi. Abbiamo visto che cosa è successo in Libia, adesso si è scelto la Siria come territorio, il campo di sterminio dei due contendenti del mondo, quindi l'Occidente, America e tutti i suoi alleati, e Oriente, Russia, Cina e i loro alleati. Dal 2001 è nata la storia del terrorismo mondiale. È stata creata, vera o falsa che sia, ma comunque è stata creata un'etichetta che si chiama Al Qaeda, comandata da un personaggio che non abbiamo mai visto di persona, che quando è stato ucciso Bin Laden, il capo di Al Qaeda, non l'abbiamo mai visto, l'America non ce l'ha mostrato, ha commesso un atto illegale, perché se tu uccidi legalmente una persona, anche fosse il più grande criminale come Totorrina, la legge ti impone di mostrare il cadavere e di dimostrare che è stato ucciso legalmente. Invece non ce l'hanno mai fatto vedere. Quindi è lecito dubitare se sia mai esistito o se sia stato creato una favola su questo personaggio.
morto Bin Laden e quasi distrutta Al Qaeda, è stata creata un'altra associazione terroristica mondiale che si chiama ISIS, lo Stato Islamico, con un certo Al-Burun, non mi ricordo, Barbuti, una cosa così. Mai visto questo personaggio. Questa ISIS è molto più potente di Al Qaeda. Ci mandano filmati che tagliano le teste ai civili che sequestrano, ci mandano filmati l'ISIS negli anni passati che sono attrezzati con bazooka, armi da guerra, Kalashnikov, macchine Toyota di prima generazione. Diciamo che abbiamo calcolato, gli esperti, che l'ISIS viene ha bisogno per la sua sopravvivenza, i suoi decine di migliaia di adepti, di almeno 100 milioni di dollari al mese. Dove prendono questi soldi ne parleremo tra pochissimo. Sì. Certo è che non credo che un'organizzazione criminale terroristica, malgrado sia bravissima, professionale a fare rapine, sequestri di persona, chiedere il pizzo, abbia la capacità di racimolare tra le persone civili 100 milioni di dollari al mese. Ci deve essere un finanziatore esterno. E questo finanziatore esterno lo abbiamo scoperto con delle prove documentate, si chiama Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è alleata stretta, anzi è figlia o sorella o madre, questo lo vedete voi, degli Stati Uniti d'America, perché l'Arabia Saudita è il maggior produttore mondiale di petrolio che vende all'America, e l'America in cambio dà dollari e armi. Il primo cliente che acquista armi dagli Stati Uniti d'America si chiama Arabia Saudita, che acquista in armi credo 50 miliardi di dollari l'anno in cambio di petrolio. L'America spende ogni anno 600 miliardi di dollari solo per le spese militari. Sì. E allora l'ISIS che cos'è? È un'associazione criminale che attacca i civili, attacca i militari, ben organizzata, e viene mascherata con l'etichetta terrorismo islamico, fanatismo islamico e quant'altro. In realtà, a nostro giudizio, è un'organizzazione posta in essere dal potere per la strategia dell'attenzione, cioè creare i presupposti nell'opinione pubblica, nei governi civili o mezzi civili democratici, la convinzione che bisogna scatenare una guerra contro chi? Contro quei paesi che in un certo senso appoggiano il terrorismo, e questi paesi, secondo il giudizio dei grandi pensatori mondiali, guarda caso sono l'Iran e i paesi satelliti dell'Iran. Quindi però cosa scopriamo? Scopriamo che l'ISIS attacca direttamente l'Iran, odia gli iraniani, odia i siriani, cioè odia nella carta tutti coloro che sono fedeli alla corrente sciita. Quindi subiamo degli attacchi in tutto il mondo, e questi si sono messi in testa di invadere anche delle nazioni. Sì. Sono in Iraq presenti ma deboli, sono in Libia presenti più o meno forti, sono appunto in Siria, dove avevano conquistato mezza nazione. Sì. In Siria c'era una guerra civile a parte l'ISIS. Questa guerra civile era dei militari che si sono e partiti politici all'opposizione di Assad, che si sono riuniti anche con armi per deporre questo tiranno con una guerra civile. Quindi la Siria subisce la guerra civile all'interno, e poi c'è l'attacco esterno dell'ISIS che conquista palmo a palmo la Siria, tenta di conquistarla, e i ribelli, pur di deporre Assad, si alleano con i terroristi dell'ISIS. Quindi dentro il territorio siriano abbiamo l'esercito regolare di Assad che combatte l'ISIS, l'esercito dell'ISIS, lo Stato Islamico, abbiamo l'esercito abbiamo dunque i ribelli, l'ISIS, abbiamo
l'esercito regolare, quindi tre gruppi armati. Il quarto gruppo armato è Israele, che fa la sponda, perché Israele vuole la decapitazione di Assad, in modo che l'Occidente mette mano lì nella Siria, così si avvicina di più alla frontiera dell'Iran. E abbiamo anche, sono entrati nello scenario a sorpresa di tutti, un ospite inaspettato richiesto dal presidente, per quanto tiranno, ma riconosciuto dall'ONU, cioè dal governo legittimo. È stato chiamato il presidente russo Putin, la Russia, come aiuto disperato a militare per sconfiggere i ribelli, l'ISIS e tutti gli intrusi illegali dentro lo Stato siriano. Voi vi chiedete, ma Putin non è anche lui illegale? No, c'è una legge dell'ONU la quale dice, se uno Stato ha bisogno di uno Stato più forte per difendersi da un attacco esterno, può farlo. E quindi Putin entra in Siria legalmente, perché è richiesto dal governo legittimo. Che cosa fa la Russia? La Russia, a sorpresa, e questo che non sta bene agli Stati Uniti, conquista palmo a palmo, riconquista palmo a palmo il suolo siriano, quasi annientando l'ISIS, e quindi sta per liberare a giorni la Siria dai ribelli e dallo stesso ISIS, in modo che poi ritorna un governo legittimo e poi la gente sceglie se votare Assad. Certo, la Russia fa il suo interesse politico, egoistico, ma questo è lo stato dell'arte. Quindi l'attacco militare ultimo, intanto chi ha le prove che il gas è stato sparato da Assad? Noi abbiamo prove del contrario. Ma può anche essere che Assad aveva del gas nascosto. Abbiamo delle prove che sono arrivati dei container controllati dalle Nazioni Unite a Gioia Tauro, guarda caso Gioia Tauro, purtroppo sì. sono state rilasciate l'anno scorso tutte le armi chimiche che possedeva la Siria, perché la Russia aveva imposto, in cambio dell'aiuto, io ti aiuto, vengo a sparare nel tuo territorio, ma tu ti devi liberare di tutte le armi, di tutto l'arsenale chimico. Sì, esatto. Assad ha accettato. Ora la Russia dice che hanno sparato un missile in un deposito di armi chimiche vecchio, e questo ha liberato questi gas. Non lo so se è la verità, però può anche essere così, come può anche essere di no. Certo è che tu non puoi sparare dei missili perché ti hanno detto o ti hanno mentito dicendo che hanno sparato gas chimici. Vi voglio ricordare delle prove giudiziarie, quando l'America ha fallito il segretario di Stato mostrò alle Nazioni Unite una bottiglietta di arma chimica, era un falso. Sì, poi la stessa America chiese scusa, si fece una guerra all'Iraq perché possedeva Saddam Hussein armi chimiche, e poi invece l'America stessa ha detto non era vero, ci siamo sbagliati. Quindi siccome già si sono sbagliati una volta, perché non si possono sbagliare la seconda volta? Allora la verità dei fatti è un'altra: l'America non sopporta che la Russia è ritornata grande come durante la guerra fredda, non lo sopporta per i vari motivi, soprattutto economici, ma poi di politica strategica, economica, militare, perché non ha più il controllo del Medio Oriente. Israele ha paura terribile, e non gli do tanto torto, sebbene non condivido le posizioni politiche, perché? Certo. Perché se la Russia prende il predominio di quell'area, o comunque la condivide al 50% con gli Stati Uniti, o addirittura la supera, Israele si sente in pericolo che l'Iran, la Siria e altre nazioni possano annientarla. Quindi Israele ha tutto l'interesse che Assad venga deposto e lo prenda nelle mani un governo fantoccio nelle mani degli Stati Uniti d'America. Non è vero che hanno ucciso i bambini, almeno questa volta. È probabile invece che sia stato un attacco mirato dell'ISIS stesso,
perché l'ISIS, lo Stato Islamico, è una grande montatura creata ad arte dall'Arabia Saudita con l'appoggio degli Stati Uniti d'America per creare tensione, per creare terrore nel mondo. Non sono veri tutti quei terroristi che attaccano con gli autobus, uccidono la gente per strada a Marsiglia, i negozi in Svezia. Non esistono questo tipo di persone, e quando esistono sono dei fatti isolati, persone psichicamente malate che prendono la macchina, si sbattono contro la gente, ma è un caso di persone che poi vengono, diciamo come quando cade un aereo. Ora, se cade un aereo ogni anno ci sta, ma se comincia a cadere un aereo ogni settimana, cari amici, ogni giorno, mi puzza la situazione. C'è qualche cosa che non va nelle compagnie aeree. Che cosa sta succedendo che gli aerei cadono? Ci sono delle anomalie tecniche o qualcuno vuole che cadano? Quindi l'esempio degli aerei sono gli uomini. Come mai questi kamikaze ogni minuto, ogni 10 minuti si fanno esplodere? Sono tutti così credenti e fanatici? Quindi la situazione è molto complessa, molto. Io penso di averla chiarita, cioè io ce l'ho chiarissima. C'è una guerra in atto. Il signor Trump ha l'ordine di, ovviamente doveva mentire durante la campagna elettorale, ha l'ordine di creare tensione a tutti i livelli con la Russia. Spero che non abbia l'ordine di scatenare una guerra mondiale, perché moriremo tutti, anzi moriranno la maggior parte delle persone, alcune penso che il cielo li salverà, ma ha tutta la logica di creare tensione con la Russia e la Cina. La situazione con la Corea, e finisco, la minaccia americana alla Corea è una minaccia americana alla Cina, perché la Corea è scusatemi la parola, con tutto il rispetto lo dico per i cittadini coreani, è un villaggio al soldo della Cina. Quel ragazzo menomato mentale, il dittatore Kim Jong-sung, che è un menomato mentale, guardatelo in faccia e vedete che è un menomato mentale, è messo lì dalla Cina per tenere schiacciato la testa col tallone i cittadini, purtroppo per ragioni militari. La Corea è un territorio, è un poligono che serve alla Cina per sperimentare le armi, per fare dei lavori sporchi, e quindi il popolo non può e deve ragionare. Gli esperimenti atomici della Corea del Nord sono gli esperimenti atomici delle nuove armi che la Cina sta testando, perché la Cina sa più di tutti che entro il 2020 massimo e 25 l'America vuole fare la guerra contro di loro. Quindi da sempre la Corea del Nord è stato un poligono della Cina, la quale sa da sempre che sarebbe diventata la prima potenza mondiale, soprattutto perché c'ha 2 miliardi di persone circa, e poi perché è cresciuta dagli anni 70 fino adesso in un modo vertiginoso economico. La Cina non sa dove mettere più i soldi, non sa che cosa farsene dei dollari, e sa che è diventata la prima potenza mondiale. È molto giovane sul piano militare, è molto giovane sul piano scientifico, ma sa l'America che prenderà il sopravvento, e questo l'America non se lo può permettere. E allora si creano dei piani a lunga scadenza di 10-20 anni per raggiungere lo scopo. Lo scopo in questa gente che è malata di testa è quello di dominare il mondo. Ma se così andrà avanti, il mondo non sarà dominato, sarà distrutto dalla nostra follia. Mi auguro che i cittadini si sveglino, prendino atto e facciamo una rivoluzione civile, ma lo dobbiamo fare. Basta, spero di essere stato chiaro. Estremamente, Giorgio, come sempre, ma in tutto questo oggi si inserisce la notizia della volontà da parte di Ahmadinejad di candidarsi alle prossime elezioni in Iran. Chi? Ahmadinejad ha intenzione di presentarsi alle votazioni presidenziali in Iran contro Rouhani. Ahmadinejad è un personaggio, il braccio armato dell'Ayatollah che comanda in realtà il paese, Khamenei. Perché
e si sta preparando a difendersi da una guerra sanguinosa. Ora l'Iran rispetto all'Iraq e rispetto all'Afghanistan è un osso duro da mordere, perché l'Iran ha le armi chimiche e quindi moriremo in centinaia di milioni di persone. E poi l'Iran ha essendo sciita, sì, c'ha una regola molto seria. A me piace questa religione, rispetto a questa corrente dell'Islam mi piace di più dell'altra, che è sanguinaria. Sì. Impone questa regola di non attaccare mai il fratello. Sì. Mai. E se lo attacchi vai contro Allah. Ma se vieni attaccato e ti devi difendere, è un altro discorso. Non ti devi arrendere fino all'ultimo uomo. Quindi, siccome l'Iran ha le armi chimiche, non cederà mai il paese. Piuttosto, ripeto, moriranno centinaia di milioni di persone. Ma non attaccherà mai nemmeno una mosca di sua iniziativa. Questa è la regola sciita. Sì. Giorgio, quell'altra regola sunnita, attaccare continuamente e conquistare territori. Sì, una regola espansionistica. Ma al di là delle regole, diciamo, religiose, poi credo che questi signori non abbiano ancora approfondito il discorso della unicità, della derivazione, della nascita religiosa, è in pratica una teoria teosofa. Ma al di là di questo, voglio dire, queste grandi nazioni che un tempo avevano erano prive di spettacolarità, nel senso che i contendenti si affrontavano era diretta. Che bisogno hanno di queste nazioni intermediarie per farsi la... Che bisogno hanno di queste nazioni intermediarie? Abbiamo parlato dell'Arabia Saudita, abbiamo parlato della Corea del Nord, abbiamo parlato della Siria. Perché hanno bisogno? Ma perché si devono camuffare, sai, l'Arabia Saudita lo sanno anche i Sassi, che è alleata nostra. Il nostro presidente del Consiglio Topo Gigio è andato a leccare i piedi dal re arabo, perché loro ci danno il petrolio, facciamo scambi commerciali, quindi la gente deve capire che questa, l'Arabia Saudita, saranno arabi, saranno marocchini, ma sono bravi, sono buoni. Se l'Arabia Saudita si presenta come una nazione feroce, sanguinaria, quale è? Il popolo potrebbe reagire, quindi devono servirsi di paesi, territori dove non si sporcano le mani. Per questo hanno bisogno. Ma il bombardamento della Siria potrebbe intendersi, parlo a suocera perché nuora intenda. Certo, è un messaggio per Putin quello, assolutamente. Perché a mio giudizio è un falso. Il bombardamento chimico non l'ha fatto Assad, non perché è bravo, perché è sotto il ricatto di Putin. O fai quello che ti dico io o non ti aiuto. Quindi non sparare gas e non fare niente, solo io mi devo, se vuoi il mio aiuto devo comandare io. Quindi a quella Assad non aveva nessuna intenzione di sparare il gas, assolutamente. Difatti, Giorgio, quello che appare abbastanza strano è che da quel giorno, da martedì scorso ad oggi, praticamente Assad non abbia fatto nessuna dichiarazione, è praticamente scomparso, la scena è rimasta in mano a Trump. Ha detto non siamo stati noi, questo l'ha detto. Sì, dico, al di là di quella singola affermazione che insomma mi sembrava davvero il doveva minimo farlo. Dopodiché non ha più fatto nessun tipo di dichiarazione, nulla. La scena è rimasta in mano a Trump, a Putin e adesso a Kim Jong-un. Poi oggi c'è stato anche... sì. Pronto? Sì, prego. Ecco, no, dicevo, quindi è letteralmente scomparso dalla scena. Quindi è chiaro, anche io sinceramente... Assad non conta niente. Infatti. Assad non conta niente, come il due di bastoni e la briscola a coppa. Esattamente. Quindi non
nessuna ragione effettivamente per serrare quell'attacco. E Giorgio, dell'incontro che c'è stato invece quest'oggi. La partita è nelle mani dell'America e della Russia e basta. Difatti. E, cosa ci dici dell'incontro che c'è stato quest'oggi tra i due segretari di Stato, quello americano e il suo omologo russo? Ma che devo dire, Lavrov, che è il segretario di Stato russo, gli ha detto: se andate avanti così ci sarà la guerra atomica, vedete voi, decidete voi. In due parole è quello che si sono detti. Il senso. Lavrov sì. Ha detto al segretario americano: digli al tuo padrone Trump che si dia una calmata, sennò va a finire male. E male per la Russia. E quando noi russi gli avrà detto diciamo male, significa la fine dell'umanità. Non sì, male poi alla fine ci fanno problemi e soffriamo. Male significa che l'umanità viene cancellata. Quindi io penso che certo. non è bello che va a finire male, no? Eh beh, no, decisamente no. Ma intanto c'è un invio di una grossa. Di una grossa formazione navale verso le coste, verso la Corea del Nord. Sì, perché la mostrare i muscoli è solo è un'azione dimostrativa, secondo te, questo? Sì, è dimostrativa, ma non alla Corea, dottore, è dimostrativa alla Cina e alla Russia. La Corea è un satellite, è un pretesto. Quindi non corriamo il rischio, secondo te, che la Corea di propria iniziativa, visto che la gestione è affidata a un 34enne immaturo, diciamo, possa essere vinta dalla voglia di lanciare qualche bomba atomica di cui signor Kim Jong la sua pazzia viene quel menomato mentale del presidente nordcoreano. Ha una sua logica che è quella che deve ubbidire ai cinesi, sennò il giocattolino non ce l'ha più. E i cinesi quello sembra capito, che abbiano quello l'ha capito benissimo Insomma abbiamo un dittatore nordcoreano che fa le cose più strane al mondo. Abbiamo letto che addirittura sembra che imponga capigliature identiche alle sue, sembra che decida cosa devono fare i giovani, decida come ammazzare e chi ammazzare, ha fatto fuori mezza famiglia. Insomma, a questo signore viene concesso tutto. Tu dici che a questa persona sarà comunque impedita di fare un gesto, No, non farà niente lo scemo coreano, il presidente. Lui è in balia. Cioè, voi immaginate, allora, vi faccio un esempio. Ce l'avete presente un pastore tedesco, oppure un bulldog, un Rottweiler? Certo. E che cosa può fare senza l'ordine del padrone? Non fa niente. Ecco, il presidente coreano è il cane... così del giardino dei padroni cinesi. Quindi appena disubbidisce lo avvelenano e lo buttano a mare. Lui lo sa questo, nella sua cretinaggine questo lo sa. Quindi sono pedine che vengono mosse dalle grosse potenze, naturalmente, perché stanno facendo i loro giochetti, insomma. Ma guarda, dottore, ti dico una cosa importante da indagini di un testimone dei carabinieri del ROS che ha lavorato come infiltrato della CIA per sgominare della CIA, dei governi stranieri italiani, per cercare di scoprire il lavaggio del denaro sporco. Si è imbattuto nella Corea del Nord facendo indagini. Alla fine, sempre da infiltrato, ha scoperto, senti che cosa ti dico, certo. ha scoperto nella Corea del Nord una
si chiama quella che stampa i soldi? Non mi viene adesso. Cos'è, una stampante? No, è una. Sì. Sì, non mi ricordo. Vabbè, fanno soldi falsi. È l'apparecchio tipografico che serve per il denaro falso. Quello ufficiale, come si chiama? La zecca. Una zecca ufficiale del governo americano, quindi non soldi falsi, soldi legali. Sì. Che venivano stampati in nero in una fabbrica del governo della Corea del Nord. Dollari. Ah. Un accordo sottobanco dove io mi devo stampare questi dollari, che non devono essere ufficiali, li metto nel grande calderone del mondo e io ti do in cambio qualcosa. Quindi sono pedine, perché questo era un volere dei cinesi, che avevano fatto un accordo sottobanco con gli americani per stampare moneta, stampano moneta come vogliono loro, e quindi lui ha obbedito. Poi ha obbedito facendogli questo favore agli americani. Poi dopo magari in televisione dice il nemico americano, la grande Corea si difende. Menzogna. Scusa Ugo Lombardi. Ugo, sì. sono Bonella da Pineta Oggi TV. Volevo fare una domanda proprio a proposito dei soldi. Intanto saluto il vostro ospite importante, amico Giorgio Bongiovanni. Ecco, vorrei chiedere questo. Vorrei chiedere questo. Ecco, l'Europa, in modo particolare, zoomare l'attenzione su quei staterelli tipo Liechtenstein, Svizzera, Vaticano, San Marino, eccetera, Andorra. Ecco, che so che lì arrivano tanti soldi anche dall'Arabia Saudita. Cioè, alla fin fine, che ruolo hanno nei confronti di questa partita, chiamiamo così? Cioè, che cosa vuole fare l'Europa? Ti chiedevi, Massimo? No, ti riformulo la domanda in maniera più sintetica. L'Europa, zoomando l'attenzione su alcuni staterelli tipo Liechtenstein, Andorra, Svizzera, Vaticano, San Marino, che hanno tanti soldi e gli arrivano tanti soldi, mi risulta anche dall'Arabia Saudita, dal Medio Oriente. Cioè, quindi voglio dire, che ruolo hanno questi signori che non li sentiamo mai nominare? Che ruolo hanno questi signori di fronte a questa partita internazionale? Ma loro hanno il ruolo di intermediatori, Massimo, del denaro. Questi paesi offshore sono dei paesi che sono stati creati apposta soprattutto per il denaro, che è quello illegale. Ora, a tal proposito, stiamo organizzando una conferenza a Palermo sulla mafia economica. Nel mondo circola come denaro inesistente, virtuale, e denaro illegale, circola come denaro il valore 10 volte di più al denaro legale. Quindi, se noi facciamo un esempio, se noi abbiamo 1000 euro in circolazione nel mondo di soldi veri, quelli legali sono 100 euro, 900 sono illegali, consistono nei soldi della criminalità organizzata, soldi che vengono stampati in nero dai servizi segreti in accordi con i governi, e quindi questi paesi offshore devono lavorare come pazzi per cercare di mandare avanti questo grande farsa di mondo, perché il valore del denaro nel mondo, quello legale, è il 10%, quello illegale o che succede? Purtroppo non sentiamo più niente. Rosario? Niente, è ancora con noi, però è un problema di connessione. Di connessione, credo. C'è un piccolo problema di connessione. Può darsi che sia qualche galleria. Sì, qualcosa. Sì, forse qualche tunnel. Che lo vedo con noi, però. Sì, anche noi lo vediamo, ma non lo sentiamo più. Magari vogliamo provare a richiamarlo, così perlomeno per fargli concludere il pensiero e dopodiché salutarlo. Giorgio, lo sto richiamando appunto perché vediamo la connessione come va.
Ecco, adesso ecco, ti sentiamo sì. di nuovo, Giorgio. Sì. Fino, a dove, fino a dove avete seguito? 1100 sulla sproporzione 10. Tra il denaro legale e quello illegale. 10 volte di più è il denaro illegale di quello legale nel mondo. Questo è un dato dimostrato. Quindi, insomma, credo. Dire, amici miei? C'è molto poco da dire, più che altro c'è da capire se effettivamente la gente vuole rendersi questa realtà, perché vediamo che c'è una sorta di indifferenza. Evidentemente in questo una grandissima responsabilità ce l'ha proprio il sistema dell'informazione nazionale e internazionale. L'informazione è nelle mani di questi signori. L'informazione in America, per quanto cerca di criticare Trump, alla fine deve fare il gioco dei grandi imperi industriali e militari. In America non comanda il presidente, comanda il business degli armamenti e i soldi. Chi ha i soldi? Questo purtroppo credo che sia un regime mondiale. Sì. Dunque, Giorgio, sono le 19.33, noi dobbiamo chiudere la nostra diretta. E vi grazie. Presto di sentirci. Grazie, grazie come sempre. Grazie, Giorgio, buon lavoro. E buon lavoro. Ciao, ciao. Bene, come avete potuto ascoltare tutti quanti, quello che all'inizio di trasmissione ci sembrava una matassa irrisolvibile, un grande puzzle i cui pezzi erano buttati lì sul tavolo, adesso hanno assunto una forma ben precisa. Dipanato. E come sempre le cose sono molto più semplici di quanto possano sembrarci all'inizio. Comunque vi ringraziamo naturalmente per averci seguiti, ringraziamo Rosario Moreno per averci seguiti tecnicamente oggi con qualche problema. Grazie Rosario. Prego, figurati, mi è dispiaciuto qualche problemino tecnico, però ci sta ogni tanto, dai. Eh beh sì, si riesce comunque ad andare avanti a portarla a conclusione la trasmissione, sì. Grazie a Massimo Bonella per averci aggiornato con le ultime notizie, lo risentiamo naturalmente grazie, alle 22.02 come ha puntualizzato lui, e grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori che rinviamo all'appuntamento delle 22. Qualora non vi fosse possibile, sin da ora desideriamo augurarvi di trascorrere una santa Pasqua di pace e di amore nelle vostre famiglie. Grazie a tutti per averci seguiti e a più tardi se vorrete, altrimenti a mercoledì prossimo alle 18.30 su Radio Saiuz. A dopo. Ciao a tutti quanti.